Siamo arrivati a questo punto, semplicemente dovete chiederla a Iz perché siamo arrivati a questo punto. Perché io nel momento in cui mi hanno messo la città contro e più che dirvi datemi quello che è mio, me ne vado, io non devo, non so più che dire. Oggi però siamo arrivati al punto che vedo veramente delle cose assurde, allucinanti, dove uno ti scrive, non ti risponde, poi dice non vado più dal notaio, lui va dal notaio, io non so l'indirizzo, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Io mi aspettavo che mi rispondesse, a quest'ora ci vediamo dal notaio, te li do così, la liberatoria è pronta. Io andavo dal notaio perché la mia parola è una, ho detto che pagami e vado via, ma il mio, perché io non voglio fare speculazioni come dice lui. Erano stati chiesti 100.000 euro perché avevo garantito io per Di Matteo ed erano di Di Matteo. La mia cifra, a calcoli fatti, siamo arrivati non a 50 ma a 57, perché tutto quello che è successo dopo la partita in casa, che lui fece il giro dello stadio, poi è sparito. Ce lo siamo tutti accollati noi. Allora, il mio impegno è quello di rispettare le scadenze che abbiamo, a partire da mercoledì, nel caso in cui mercoledì non si riesca, ma comunque ci sarà una proroga perché stanno nuovi ingressi, e a quella di venerdì, che volendo potrebbe essere pure lunedì, ma già siamo pronti a venerdì di pagare gli stipendi e così via tutti gli altri Poi ha mesi. detto che Per la riduzione quanto dei... riguarda la questione societaria, il prossimo passo con la società è domani entro mezzogiorno sul conto corrente voglio il bonifico di 150.000 euro, che è la loro quota parte per pagare. Dopodiché non lo faranno loro, lo faremo noi con aumento di capitale e poi verrà tutto di conseguenza. Vogliono uscire? Non c'è problema.